sì, la faccio io se vuole. Anche l'insalata di bollito hai menù? Sì, lo faccio il menù affari. E questo è uno gnocco napoletano, cacio e pepe e punte di radicchio, punte di radicchio tardivo. Senti, ora stiamo andando nella stagione invernale. Sì. Come li riscaldi i tuoi clienti? Con le zuppe, li riscaldo con le zuppe, perché d'inverno abbiamo tanta materia prima a disposizione, quindi è divertente anche. Mentre d'estate abbiamo solo poche cose dell'orto e quindi le zuppe le preferisco farle in inverno. Senti, ci regali una ricetta di una zuppa, una fattibile facilmente in casa? Ma le zuppe sono tutte semplici e fattibili, l'importante è che ci sia un ingrediente fresco, di stagione, soprattutto fresco, e quindi può essere di cavolo verza, che adesso mi piace tantissimo, lo posso fare con l'aggiunta di pancetta o di salsiccia, oppure un cavolo verza stufato bene e poi messo a gratinare in forno con una fetta di pane abbrustolito e una fontina buona fusa sopra in forno. Questa è la zuppa che mi piace fare tanto. Ecco, qui siamo a Pavana, in quella che è diventata anche la patria dello slow food. Sì, è corretta, diciamo, la patria dello slow food. E cosa vuol dire fare cucina slow? Fare soprattutto una cucina semplice e che diciamo sia improntata sulla materia prima e non sulla tecnica o sulla bravura o su una scuola di cucina, secondo me. Io so che sei anche brava, però ma brava si diventa un po' perché ci si allena, diciamo, allora stando sempre a contatto con il cibo e con i piatti viene anche, si sviluppa un po' anche il senso estetico e anche la fantasia di abbinare delle materie prime e anche di sistemarle bene, ecco. Però soprattutto una cucina semplice di casa e che sia soprattutto accogliente, non deve essere secondo me un piatto, un monumento, via, il cibo non deve essere un monumento in un piatto, deve essere, diciamo, ben visto da tutti, ecco, non deve spaventare un piatto, un cibo nel piatto. Ecco, qui siamo alla caciosteria, sì. Il cacio, il formaggio, e siamo nel regno del formaggio perché l'Appennino toscano-emiliano, la montagna pistoiese, è ricca di formaggio. Sì, è ricca di pecorino, però, diciamo, non è che sia ricca di altri formaggi, per questo noi appassionati di formaggi, diciamo, selezioniamo formaggi un po' da tutto il mondo, chiaramente non andando dappertutto, però comunque siamo in un giro ormai da tanti anni, quindi abbiamo modo di trovarli anche senza allontanarci, ecco. E meno male abbiamo, diciamo, questa preparazione sui formaggi, quindi siamo in grado anche di distinguere quelli buoni da quelli normali, diciamo, via. Va bene. Siamo quasi pronti per l'impiattamento. Questa sì, è il gnocco che mangerai. Pecorino al latte crudo pistoiese. Perfetto. Allora è proprio slow. È proprio slow. Ed io ti ringrazio, vado a tavola. Grazie.